Grazie eccellenze, anch'io in questo mio primo intervento vorrei ringraziare loro eccellenze per le parole di indirizzo. Penso che quello che avete portato come, diciamo, di alta levatura dal punto di vista dei rapporti internazionali, anche di quelli interni, siano molto importanti, ma è importante anche il messaggio che arriva di unità, che ho sentito molto, molto forte, e so che le loro eccellenze pensano, ci credono tanto. E proprio per questo mi ricollego anche alla nota che aveva fatto appunto Domani Motus Liberi, proprio in questo senso. Penso che ci dovremmo, è un elemento sul quale ci dobbiamo lavorare e dobbiamo crederci. E vorrei citare sempre in Domani Motus Liberi proprio il passaggio in cui si è denunciato il fatto, la difficoltà da parte di possibili candidati nel poterlo fare. Io penso che sia giusto che arrivi un messaggio perlomeno da quest'Aula, che le persone che intendono esercitare il loro diritto passivo di voto lo debbono fare in libertà, poiché è arrivato appunto dai colleghi consiglieri questa denuncia. Io penso che sia giusto che proprio dai nostri banchi si inviti la cittadinanza a sentirsi liberi nel candidarsi, nel fare questa esperienza. Io vorrei aggiungere anche qualche cosa in più, cioè anche dalle parole di Matteo Rossi. Cerchiamo anche di dare il massimo della rappresentatività, magari per questioni tecniche e logistiche, chi lavora all'interno della pubblica amministrazione magari potrebbe avere meno difficoltà, invece dobbiamo cercare di dare il massimo impegno affinché tutta la rappresentanza, tutta la nostra cittadinanza possa avere la possibilità di venire in quest'Aula e partecipare alle sorti del nostro Paese. Voglio dire che mi è piaciuto moltissimo il discorso del consigliere Menicucci, adesso non lo vedo in aula, comunque l'entusiasmo che è arrivato, molto entusiasmo, e sono felice di averlo ascoltato. Spero che, diciamo, l'anima giovane all'interno di quest'aula faccia veramente sentire la propria voce e continui in questa maniera qua. E Non voglio fare tanti ragionamenti sui risultati elettorali. Io penso che qui, diciamo, i partiti vincono, hanno vinto queste elezioni se con il risultato che hanno ottenuto sono in grado di portare a termine gli obiettivi per i quali si sono candidati. Io vorrei dire che è stata una legislatura, quella passata, difficile. La Democrazia Cristiana ha avuto un buon risultato la volta passata, ha avuto un buon risultato anche in questa tornata elettorale. Il buon risultato è dipeso dal fatto che si è riusciti a portare a casa dei risultati. Il primo fra tutti, la riforma della giustizia. Vi ricorderete che era un passaggio difficile e il nostro Paese ha sofferto perché c'era veramente un impasse all'interno del Tribunale e si è, con fatica, ma si è superato. L'altra cosa è dal punto di vista dei rapporti internazionali. A parte l'accordo di associazione, che forse se ne è parlato tanto, però anche quelli che sono i rapporti con l'Italia, con gli altri paesi, la credibilità internazionale del nostro paese, ha, diciamo, il lavoro fatto proprio in questo senso è un lavoro che è riuscito, con difficoltà, ma abbiamo portato a casa degli obiettivi, e anche questo è stato motivo della nostra riconferma. Anche tutto quello che riguarda il bilancio dello Stato, perché non era un bilancio davvero roseo, la gestione del debito pubblico, che poteva dare anche spazio ad alcune strumentalizzazioni, passatemelo, perché era difficile parlare di debito pubblico, era difficile far capire che il debito pubblico c'era già quando siamo arrivati, perché purtroppo è onesto intellettualmente dover dire anche quello. Comunque oggi abbiamo una sfida nuova, la sfida appunto internazionale, la sfida dell'accordo di associazione. Su questo sono nate le alleanze. Soprattutto penso che le più grandi sfide del nostro Paese si riescono a giocare nel momento in cui c'è una mediazione politica importante che arriva a dei compromessi e permette di fare dei passi avanti al nostro Paese. Fortunatamente sull'accordo di associazione siamo, posso dire, insomma, tutti concordi. Sicuramente ci saranno altri passaggi un po' più difficili, sul quale sarà difficile far coincidere le anime, più anime all'interno di questo Parlamento, perché abbiamo delle impostazioni diverse, ma se riusciamo a trovare una sintesi, la mediazione, le grandi mediazioni storiche
dal punto di vista politico sicuramente facciamo un ottimo servizio per il nostro paese. Voglio dire che la DC in questo ha sempre cercato di farlo, a volte magari creando degli strascichi, a volte magari qualcuno si può essere sentito un po' vittima di quelle che potevano essere alcune dinamiche. Cerchiamo di vederle anche da un punto di vista positivo, perché mettere d'accordo tante anime spesso non è facile, e la DC in questo ha sempre cercato di fare la propria parte. Cercheremo di fare la nostra parte anche in questa nuova sessione, in questa nuova legislatura, e diciamo che come valore che portiamo anche a beneficio di tutti, la DC ha questo desiderio di andare avanti e di affrontare le nuove sfide. Lo voglio dire perché l'accordo di associazione, ma l'Europa in generale, è una sfida. Dobbiamo cercare di mantenere le nostre identità, questo è chiaro, perché noi abbiamo tanto da offrire all'Europa, non è solo l'Europa che diciamo dà a noi delle opportunità. Anche la nostra cultura, anche tutta la nostra storia è un bagaglio preziosissimo per i nostri partner internazionali. Noi abbiamo dall'altro lato la necessità di affrontare invece una sfida che è quella del libero mercato, perché il libero mercato è qualcosa che è difficile per una questione di numeri all'interno del nostro Stato. Dobbiamo cominciare a ragionare sul fatto che non è lo Stato che deve fare l'imprenditore, non è lo Stato che deve fare l'economia, l'economia la fanno i soggetti deputati, perché adesso il mercato per poterlo fare ce l'abbiamo, e quindi dobbiamo cominciare a ragionare con una testa diversa, lasciare che le imprese, diciamo gli imprenditori, i giovani imprenditori possono fare la loro parte, perché i giovani imprenditori possono fare la differenza, soprattutto con queste nuove opportunità, e rilanciare quello che è il nostro futuro. Posso solo dire che la DC è pronta a cogliere tutte queste sfide e si è pronti per rilavorare. Grazie. Grazie consigliere. È scritto a parlare consigliere Savoretti Maria Katia, ne ha facoltà.